Beh, io credo che sia necessario cambiare paradigma, non partire prima dalle alleanze pensando a una somma di più liste, più partiti, semmai invece unire i partiti e le realtà dei territori su quello che è un programma che deve essere condiviso e che deve essere frutto di un percorso. Quindi non c'è stata abbastanza coesione all'interno della coalizione, perché poi un ex assessore regionale come Frattoni di fatto ha perso. Io questo non lo so, Pistoia purtroppo è una realtà che non conosco così bene e non so quali siano state le dinamiche. Io parlo di Prato e a Prato dobbiamo fare così. Il tracollo del Movimento 5 Stelle alle elezioni amministrative è un risultato che purtroppo non ci sorprende e auspichiamo che quanto prima venga fatta una seria riorganizzazione del Movimento 5 Stelle e che si apra, insomma, una discussione sulle alleanze. Non riteniamo che ci siano le condizioni, e anche il risultato di Pistoia ce lo insegna e ce lo conferma, che non ci siano le condizioni per un'alleanza con il Partito Democratico alle prossime amministrative di Prato, perché su alcuni temi siamo veramente opposti e stiamo facendo una lotta comunque contro scelte politiche del Partito Democratico, a partire dalla multi-utility di Firenze all'aeroporto.